Amici di Juventus TV, buon pomeriggio e benvenuti ad Alessandria, allo stadio Giuseppe Moccagatta per Juventus Next Gen contro Vispesaro. Arbitro che aspetta l'ok dei collaboratori, fa partire ora il cronometro, inizia adesso Juventus Next Gen contro Vispesaro. Oggi i suoi ex compagni hanno strappato un buonissimo pari, Di Paola dalla distanza, calcia, c'è stata una deviazione, sarà calcio d'angolo al nono minuto, secondo giro della bandierina per la Vis. 11 minuti se ne sono andati 0-0 ad Alessandria. Huizen, colpo di testa di Muaremovic che adesso sbaglia, Daffara ci mette una pezza su Iervolino, non è finita ancora il numero 39, Silla dopo il tocco di Iervolino, altra deviazione, sarà calcio d'angolo, questo sì che è un brivido. Che l'ha attaccato alle spalle da Silla, gliela porta via il senegalese che adesso cede. Iervolino arriva in zona tiro, ci prova col destro, palla larga non di molto, Palumbo, larghissimo Rowi, Palumbo non se la sente di servirlo, va invece a cercare un corridoio centrale, anche le calcia, palla lato non di molto, vuole la deviazione, c'è calcio d'angolo, comincia a crescere la manovra juventina. Recupera palla la Vispesaro, transizione con Silla che vuole puntare, salta così Stivanello, Daffara, bravissimo in uscita a chiudere il numero 9, palla torna a Nick Savona che la controlla, si fa incontro Huizen, la chiama, la riceve, crossa l'olandese in mezzo, stringe Rowi, il palo, sfortunatissimo, la palla ha attraversato tutto lo specchio, ha già rinviato Polverino, Di Paola, Huizen di testa, leggerezza, attenzione a Iervolino, Daffara, strepitoso il portiere bianconero, deve dire grazie Huizen che chiede scusa, che errore di Iervolino, ma stupenda l'uscita sui piedi del numero 39 da parte di Daffara, crossa, palla molto alta, aveva stretto Savona che deve ora rimediare, recuperare, va di tacco, bene per la sovrapposizione interna di Huizen. Altro tacco, questa volta di Huizen, crossa Savona in mezzo, deviazione di Rowi e questa volta arriva il gol di Jonas Rowi, il migliore in campo fin qui, sblocca la sfida, minuto 43, avanti la Next Gen di Savona, da esterno a esterno, colpetto Rowi, smanaccia Polverino, palla che rimbalza sul palo e poi finisce in rete, meritatamente trova il gol il numero 19 che corona fin qui un primo tempo da incorniciare. Damiani supera la mediana del campo, viene fermato adesso, l'arbitro controlla il cronometro, puntuale, fischia due volte per la fine del primo tempo. Next Gen avanti 1-0 grazie alla rete di Rowi, batte in area, la mette fuori Damiani, come Enensia l'arpiona per un attimo, poi il tocco verso Di Paola, non calcia subito, cerca una traccia in terra, Carson! E palla che finisce fuori, Huizen, ampiezza per Savona, bella azione della Juve, arriva al cross in mezzo, allontana da Pozzo ma non è ancora terminata, come Nensia, molto bene per Iocolano, può calciare Iocolano, se la giusta ancora Iocolano, la sponda Cerri, Murato, poi come Nensia, e palla che finisce fuori dopo il tocco della difesa, bene la Juve, Muaremovic, dribbling nello stretto, Muaremovic sale in cattedra e serve come Enensia col piedone Polverino, fischia l'arbitro, va Di Paola, Daffara la tiene al di qua, no, il pallone è entrato, 1-1, non è riuscito a tenerla Daffara, gol di Di Paola con la collaborazione del portiere bianconero. Carson anticipato da un grande Damiani che in qualche modo raggiunge Savona, potrebbe anche provare il tiro, Savona scivolata, vince il contrasto, non c'è fallo, Savona lato corto può mettere il cross, lo fa in mezzo, colpo di testa e palla lato, il tentativo di Cerri che aveva anticipato tutti, palla alta di poco, passaggio centrale per Palumbo che sceglie di cambiare gioco, l'aggancio elegante di Cerri, arriva al limite, può calciare col sinistro, un'altra buona parata di Polverino, tocco in orizzontale di Da Pozzo, palla dentro per Silla, bisogna stare attenti, fa buona opposizione Sivanello, poi la Juve che chiede il fallo, l'arbitro non è d'accordo, vuole andare fino in fondo, Di Paola tocco all'indietro, Carson
Palla che finisce a lato, non di molto, azione confusa. Si accentra, può prendere velocità, c'è però il raddoppio. Rowi si ferma, lo svedese gioca verso Palumbo, cross illuminante, secondo palo, Sabona la tiene in campo, Sabona, cross, non viene raggiunto Cherry, Palumbo col sinistro, sbucciato. Cambio di gioco un po' scarico, allora in avanti Carson, trova Di Paola di ritorno da Carson, può calciare, palo di Carson, il secondo colpito nella gara per l'islandese. De Vries, non ci arriva Rowi, De Vries entra in area, prova a chiuderlo Muaremovic, De Vries col sinistro, da Fara, strepitoso questa volta. Gran parata di Giovanni da Fara. L'arbitro fischia tre volte, finisce 1-1 al Moccagatta tra Juventus Next Gen e Vispesaro. Non basta il gol di Rowi per raggiungere i tre punti. Juve che comunque rimane in striscia positiva dopo la vittoria nel recupero contro l'Entella.